Di andare. Scusate il ritardo, ma che avete iniziato senza di me? Eh sì, ma tu alzati presto la mattina, no?
commestibili, noi le chiamiamo le erbe varze. Ecco, vedi, questa è cicoria. Cioè, questa sarebbe cicoria, fammi vedere. Vedi, questa è cicoria rossa, la vedi? No, voglio sentire, perché io ce n'ho una. Però è c'ha tipo tutti i peluzzi, no? Cicoria. È uguale, sempre sì, cicoria, sì. È sempre sì, cicoria, sì. Sempre cicoria. Quindi sono vari tipi di cicoria. Tanti tipi, ecco, vedi, questo, guarda, questo che è? È sempre cicoria, però è un'altra varietà, vedi? Ah! Guarda, vedi, le foglie sono un po' diverse, vedi? Sempre però lisce? Sì. Eh sì, perché cioè, la cicoria è polimorfa, nel senso è molto diversa un esemplare dall'altro. Ci stanno varie sottospecie che poi vedi, si ibridano. Vedi, questa per esempio... E quindi diventa pure complicato, cioè sì. Non è facile sì. Prenderla, voglio stiamo dire, no? Tutta la piantina. Ma volevo chiedere, ma la vera cicoria è tutta oppure ce n'è un tipo in particolare che... viene considerata vera cicoria? Beh, diciamo, ecco, l'aspetto più riconoscibile è questo. Ah. Questo qui. Uh-huh. Che c'ha praticamente gli steli di rossastri, le foglie un po' pelose. Pelose e sagittate, uh-huh. Cioè a freccia così. Uh-huh. E questa, diciamo, è la cicoria. Ed è piatta, ed diciamo. È piatta, sulla, ed sul è piatta. Terreno. Mentre il tarasso è quasi identico, però non è. Ah, però se ti confondi con il tarassaco non fa niente perché è buono uguale. È buono fa da... bene ugualmente. Ah. Mo se lo troviamo te lo faccio vedere il tarassaco, Il tarassaco sarebbe quello che fa i cosiddetti soffioni, giusto? Ecco, questa per esempio non è cicoria, però è una pianta commestibile. Noi fammi in dialetto, vedere. Eccola, la vedi? Mamma mia, per me è uguale, oh. No. Perché è diversa da quella è adesso? È diversa. Allora, è diversa perché praticamente ha le foglie più lacinate, si dice, nel senso finemente divise rispetto alla cicoria. Fammi vedere, questa ce l'ha fortemente, sì, divisa. Sì, un po' di più, sì, certo, come no. E questa sarebbe? E questa si chiama, noi in dialetto lo chiamiamo un grassacavallo o pisciacane. Ah, famoso pisciacane. Sì, sì, e è più dolce della cicoria questo, mentre la cicoria ha un fondo amaro, questa è più dolce. E se mescolano tutte queste... Questo qui è il Crepis vesicaria. Uh-huh. Vesicaria perché praticamente si riconosce facilmente dalla cicoria quando è in fiore, perché fa un fiore ramificato, giallo, come il tarassaco. Ah, bellino. Quindi non fa quel classico fiore violetto. Della cicoria, violetto, no. E vesicaria perché lungo le ramificazioni del fiore, degli steli, c'ha delle foglioline che sembrano delle vescichette. Ah, quindi è pure carino a vedersi, voglio sì, dire. Sì, sì, si riconosce bello, facilmente anche dai boccioli perché dai sembrano boccioli. Dei piccoli pugnetti che si sì, aprono. Che si aprono. Sì. Mm-hmm. Crepis vesicaria. Questa ce l'ho pure io. Questa, guarda com'è tutta spiaccicata per terra, no? Beh, questa noi la chiamiamo porca vecchia oppure cosce de monaca, dipende insomma. Porca vecchia, ma che è sta cosa? Questa è dolcissima, si mangia pure in insalata, però io le erbe e questa ce n'ho tantissima nel giardino. Queste, tanta. Queste, infatti le erbe pazze pure nel giardino si possono fare, perché se mescolano, no? Più varietà sono e più è buona. Questa è dolcissima, si fa pure in insalata, però io le erbe raccolte nei campi le cuocio sempre, non le faccio in insalata. Questa è buona proprio. Questa è una pianta perenne, si chiama Hypocheris radicata. Nel nome comune è la costolina giuncolina. Costolina giuncolina, pure questa costolina tra porca vecchia e costolina giuncolina. O cosce de monaca. O cosce de monaca. No, tantissima di questo. Io non la raccolgo mai, invece vedi. Cioè, questa è buona. Infatti. In passato veniva utilizzato il decotto e preso a digiuno come antidiabetico. Ah, pure? Sì.
allora bisogna che me la metti. Cioè, nonostante fosse dolce, perché mi ha detto Elisabetta che è dolce questa... Hypocheris radicata. Questa è Hypocheris radicata. Voglio vedere se questo lo riconosci. Se volete capire, io già mi sono scordata. Questa qua dovrebbe essere la cicoria che è rossastra. No. No. Allora è quell'altra che c'ha il pisciacane. Il pisciacane, ecco, Crepis quello che c'ha. La radice, se conosci. Di norma la Crepis visicaria è più peloso. Ah. È molto più forte, fa proprio una rosetta più forte. Se guardi bene la foglia. È più pelosa, sì, c'ha ragione. Poi diciamo le foglioline in cui è divisa alcune volte appaiono alterne rispetto alla cicoria. E questa, guarda un po'. Questa è proprio la cicoria. Oh, brava. Oh, hai visto? Vai! Brava. La cicoria mi piace piuttosto amara. Poi dipende dal gusto che uno ha, insomma. Quindi metti parecchia cicoria, un po' di quella... Sì, tutta mista, non so, tanta cicoria, tanto pisciacane, tante porche vecchie, insomma. Poi ci metto i crespigni, mo non lo so qua se li troviamo. I crespigni, i ramolacci, quello che uno trova nel campo, basta che sono commestibili. Più varietà sono e più è buona. Mio nel raccogliere, no? A parte la non conoscenza della cosa, ma è la paura di prendere delle cose e poi invece fa bene, fanno male, capito? Ma sono poche le cose che fanno male, perché per esempio pure... Cioè delle erbe che magari questa, non conoscendole... Questa, come si chiama, non mi ricordo. Questa è la piantaggine lanciolata. La piantaggine. Questa è la piantaggine. Lanciolata. Mm-hmm. Anche questa si può utilizzare. Questa è commestibile lo stesso, sì. Questa qua. Quindi anche se te la prendi non succede niente. Ce la posso pure mettere in mezzo. La voglio anche mettere in mezzo, sì, qualche piantina. Per esempio poi ci stanno i sugameli, che mo qua non ci stanno, che sono dolcissimi, sono buoni, insomma, capito? La plantagola lanciolata, salata, che hanno un aroma di champignon. Addirittura? Sì. In insalata, quindi... Non cotte, diciamo. Si può utilizzare anche cotta o in zuppe. Mi fichi troppo sotto. Ho preso quella. Ho preso quello. Ci vuole pure lo strumento adatto. Ah, ho sbagliato il coltello. Crepis vesicare. Ho fatto! Ecco! L'hai visto? Ci sono riuscita. Questo è meglio in effetti con la punta. Però non pure questo, ma no, guarda, vabbè, è una pratica. Vedi, cogli un po' quella. Beh, insomma, è andata un po' peggio di prima, però l'ho fatto. Questa è proprio la cicoria. Ecco. Questa forma qui è quella che assomiglia di più a quelle che si vendono ai mercati, perché è glabra, è liscia. Infatti questa è proprio classica come cicoria, diciamo. Allora, no, per tagliarla bene, vedi, non devi ficcare proprio giù il coltello, perché tanto sta in superficie, così di lato lo devi mandare un po' giù. Guarda, così. Vedi come viene pulita. Mm-hmm. Questa è la pastinaca, pastinaca questa, vedi, la pastinaca. Questa uguale è commestibile, vedi com'è. Ma pensa quante ce ne stanno però. Ecco, eh, qua ce n'è un'altra, vedi. E questa è dolce pure, sì, questa? Sì, 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 solo la cicoria è amara e il tarassaco è amaro, sì. Qua non c'è. La pastinaca è un'ombrellifera, quindi la riconosci dalla fioritura che ha i fiori a ombrello, tipo la carota selvatica. Sì, sì, sì. E quindi questa è mangiabile pure questa? Sì, quindi. Anche questa, ripassata in padella è buona. Madonna però, vabbè, cioè a sto punto ci metto tutto.
cioè nel senso che io praticamente quasi tutte le erbe che uno vede nel prato sono quasi tranne la cicuta. Però la pastinaca si confonde con tante ombrellifere che sono che non fanno bene. E quindi è meglio evitarla? No, se la conosci. Se la conosci bene, sì. Però bisogna essere sicuri che sia pastinaca, perché ci sono molte piante simili e sono tossiche. Quindi bisogna essere sicuri, sennò è meglio lasciarla perdere. Ecco, questa è un'altra, Picris hieracioides, ovvero detta spraggine. Cioè, voglio dire, per me sarebbe cicoria uguale, nel senso che le foglie... Fammi sentire. Allora, se tu guardi lo stelo, è fine e bianco. Non c'è la parte rossa finale? C'è la parte rossa finale e poi cresce più accespitata e disordinata. E quindi e le foglie sono anche più, ecco, più, sono anche più allungate, più allungate fine, e più ispida. Tu senti con la mano, sì. Proprio ispida. Quindi questa solo cotta volendo si può fare, perché sì, è troppo è molto, un po' duretta. Sì. Però è dura, io non la raccolgo quella perché è dura. Invece ce n'è stata un'altra varietà che mo qua pare non la troviamo, che è più chiara di colore e è molto più delicata. Ha la foglia più larga, sì. È biennale rispetto a questa che è perennante, Picris echioides. Aspragine comune. Comune. O sferaina come la chiamiamo in dialetto. Sferaina come la chiamiamo in dialetto. Paola, qui ce le hai vicine. C'è l'aspragine comune, Picris hieracioides, e l'aspragine volgare, Picris echioides. Questa, vedi, la riconosci perché ha tipo delle verruchette, delle vesciche sopra la foglia. Sì. La foglia è più larga e anche questa è ispida. Questa è più buona rispetto all'aspragine comune. Più buona perché è più dolce? È più, sì, ha la foglia più tenera. È più tenera. Questa però è biennale. Certo, sono molto diverse l'una dall'altra. Sono molto diverse, si riconosce dalla foglia ispida al tatto. Ah, quindi diciamo la cosa comune tra le due è la foglia ispida. Sì. E la riconosce appunto da queste vescichette che compaiono sulla lamina fogliare in fila. Che poi questa pure c'ho nel giardino mio. Sì, è molto comune. È molto comune. Più questa di questa. Beh no, pure questa mi sa che ci sta qualcosa. Guarda qua quante costoline che ci stanno, porche vecchie, è pieno di cicorie. Uno, anche se sta in città, in paese, esce, va nel prato, si fa una passeggiata, si raccoglie le erbe naturali, insomma, che non sono state coltivate con concimi, roba, eccetera, e ci fa una bella mangiata. Sì, però è importante che le erbe vadano raccolte in luoghi sicuri. Bisogna raccoglierle vicino alle strade, vicino ai fossati, oppure vicino delle zone industriali. E beh, ma questo è logico, è normale che uno deve andare dove l'aria è pulita, perché che te vai a fare una passeggiata vicino nelle zone industriali. Allora, insomma, io mi portavo, ecco, io manecuto. Come? Manecuto? Manecuto. Cioè sarebbe il cestino. E il coltello. E tutti i figli appresso. Io mi facevo tutta la cicoria, loro se scorrazzavano, se rotolavano per terra, si divertivano un mondo. Io mi facevo tutta sta verdura che mi bastava una settimana praticamente. Accidenti. Sì. Allora ecco, facciamo le ultime tre. Guarda che bella pastinaca questa, guarda che bella. Ecco, questa già si riconosce meglio. Perché è più grande la pianta, vedi? Vedi com'è bella? Profuma pure, Profuma sì. Qui invece poi abbiamo un Raphanus raphanistrum sottospecie Landra, ovvero il ravanello selvatico, chiamato da noi ramoraccia. Oppure ramoraccia. Eccola qua. Questa è una pianta biennale che fa i fiori gialli, delle brassicacee. Di questa poi sono buoni i getti quando che fai i germogli lunghi per fiori. Si mangia sia la rosetta basale,
quando è giovane, oppure anche getti come diciamo le cime di rapa. Diventano una specie di cime di rapa selvatiche, sono buonissime proprio. Ecco, qua ce ne sta un'altra. Sono tipiche da noi ripassate con le patate in padella. Queste in padella sono buonissime. Senti Elisabetta, ma se io prendo una pianta, cioè con la radice chiaramente, la prendo tutta così e la ripianto nel mio giardino, ma poi mi rinasce oppure muore? No, ci no. Ci riesco a farla vivere? Certo, quella diviene, anzi tu la lasci che fa il seme cade e ti quindi devo aspettare che faccia l'anno dopo. Il fiore, sì, tutto sì, quanto, sì, sì, sì. E poi l'anno dopo rinasce da sola? Sì, rinascono da sole. Io l'ho fatto con alcune piante che non c'erano nel mio giardino, tipo crespigna, ramolaccio, boragine, tutte queste piante. Io ho fatto così, ho piantato una pianta, poi ci ho fatto fare i semi e adesso ce n'ho nel giardino, quindi io le erbe pazze, diciamo, anche se esco da casa, vado nel mio giardino, ce l'ho tutte seminate lì. Vengono normali, crescono spontanee poi. Certo. Sì, anche perché questo tipo di erbe hanno la predisposizione a colonizzare i terreni, quindi una volta che vanno a seme si disseminano e nascono facilmente. Poi ci sono quelle perenni che è sicuro che ce le hai, quelle annuali o biennali devi mandarle a seme. A seme. Vabbè, comunque io faccio presto, non conoscendo perenne e biennali, mando tutto a seme. Appunto, poi in questo modo, avendole vicino casa, ce l'hai sotto osservazione e quindi le puoi riconoscere meglio. Ah beh, certo, questo sicuro. Le studi in tutte le loro fasi della crescita. Certo. La fioritura, ecco, però una cosa volevo chiedere, ma ogni erba avrà bisogno di un suo terreno particolare, nel senso, se io vado a Roma e le vado a piantare a Roma, crescono ugualmente, cioè sono facilmente... La maggior parte di queste erbe sì, proprio perché hanno un carattere pioniero, nel senso che infestano un po' i luoghi. E poi ovvio ce ne sono alcune particolari che crescono in luoghi più calcarei, più sassosi. Quindi hanno e altri bisogno... più argillosi. Infatti, però ognuno poi c'ha il suo... Però comunemente nei classici prati che sono parecchio argillosi e calpestati e quindi il terreno è compatto, queste erbe sono molto comuni perché poi sviluppano un fittone la maggior parte. Fittone per raggiungere il terreno, diciamo, in profondità. Diciamo il terreno di cui hanno bisogno, sì. Diciamo. Ecco, vedi, questa è l'ogliosa, vedi? È un'unica pianta, guarda, è profumatissima. Che profumo, guarda quanto è bella. Sì, questa ha un profumo caratteristico. Questa per esempio non ne puoi mettere tanta, quando ce ne hai messe tre o quattro piante bastano, perché è troppo profumata. Anche questa è un'ombrellifera, si chiama Tordilium apodum. E questa è buonissima in insalata. Pure? Sì, ah, sì. Quindi non cotta. Il nome in italiano è ombrellino pugliese. Perché ombrellino pugliese? Ombrellino pugliese perché, vabbè, ombrellifera, quindi fa degli ombrellini bianchi. Pugliese dal Tordilium apulum, dal latino apulum vuol dire la Puglia. E questo li chiamo così, l'inneo, per identificare l'habitat in cui cresce, che è caratteristico in Puglia. Ah, ho capito. Quindi in Puglia io ne dovrei trovare... Diciamo un habitat in cui cresce più facilmente. Ecco Paola, questa invece è la pimpinella, che in realtà si chiama Sanguisorba minor, perché la pimpinella è un'altra pianta, è il nome scientifico. Ah, quindi cioè, si chiama pimpinella confusione. In maniera strana, in cioè maniera... non dovrebbe essere così. Sì. Quindi questa è Sanguisorba il suo Sanguisorba nome. Minor. E questa si usa soprattutto nelle insalate e le foglie giovani perché danno un aroma di tracetriolo e noce. Ma si sente? Sì, mangiandola. Ah, io la pimpinella non la uso perché è più dura in confronto alle altre erbe che ho raccolto e quindi nella cottura dopo non rimane, la cottura non rimane omogenea.
Allora, adesso facciamo un giro al giardino e ti faccio vedere le piante che io ho messo i semi, poi li rimando in seme e rinascono da sole. Per esempio questa è la rucola, la rughetta. Questa Madonna. Io non la pianto più perché la faccio fiorire, ricade il seme e rinasce da sola. Ma che bella che è, pure a vederti. Oh. Sì, le boragine uguale, la stessa cosa, guarda, vedi adesso stanno tutte fiorite. Io pure ce l'ho, però non è fiorito niente da me. Stanno venendo fuori adesso. È pieno, eh? Vedi, questo è il ramolaccio. Guarda, io le faccio i semi. Cioè, questo tu lo stai facendo crescere per fare il seme. Vedi, ecco, questi io li colgo e li uso come i broccoletti, vengono cucinati, sono buonissimi. Quindi ripassati in padella. E li ripasso in padella, sì. Tanto anche se poi li coglie, hanno modo di fare altri per fiori e fare altri e semi. E poi alla fine rifanno il seme. Poi ecco, vedi la cicoria, guarda quanta cicoria che ho. Questa è uguale, l'ho messa. Ma questa l'hai piantata, l'hai seminata, Elisabetta? All'inizio sì, l'ho seminata, ma poi dopo rinasce sempre da sola, perché io lascio qualche pianta che fa i semi. Lascio sempre un po' di piante a seme, diciamo. Guarda questa, guarda. Vengono belle grandi qua. Accidenti, veramente, eh? Ma perché vengono così grandi da te? Perché l'orto è più grasso, la terra è più buona. Poi questi sono i crespigni. Vedi, questi sono i crespigni che sono buonissimi proprio. Ecco, crespigno, questi sono dolci, sono buoni e fanno bene. Il crespigno ce ne sono tre tipi che sono commestibili. Due sono biennali e uno è perenne. Il nome scientifico è il Sonchus. Sonchus o asper è il più comune. E venivano utilizzati sin dall'antichità questi crespigni, erano molto comuni anche in Grecia. È buonissimo, questo è buono, questo lo conosco. Questo sta facendo già il fiore, sì, questo però, è il fiore. Però l'importante è che tu li senti con le mani, se sono teneri si possono utilizzare. Questa è la boragine, che uguale io ho messo i semi e adesso ce n'è un campo. Poi c'è la bieta. Vedi la bieta che uguale io faccio cadere i semi e poi la rinasce da sola, non semino più niente praticamente. Rinasce tutto da sola. Anche la calendula è commestibile, si usano anche i fiori per le insalate. Ecco, questo è il tarassaco, adesso sta a germogliarlo, è un po' più tardivo della cicoria, vedi? Ci si assomiglia molto, vedi? E questo si mangia sia in insalata che cucinato. Ci viene buonissimo il risotto col tarassaco. Guarda qua che pisciacane che ci stanno, guarda! Basta vedere se che roba! Guarda qua! Questa è la spragine, vedi? Qua spragine volgare, quella viene più dolce. Tutto più grosso, vedi qua. Però nasce tutto spontaneo da solo, eh? Guarda che bella! Picris e Chioides. Ma guarda! Queste erbe selvatiche, la maggior parte hanno un grande fittone, una radice sotterranea fittonante, e sono state utilizzate nel tempo per fare dei surrogati del caffè. Questo
durante... Ah, io sapevo durante la guerra con la cicoria. La cicoria infatti è chiamata il caffè olandese, che è stata, diciamo, la pianta selvatica più utilizzata come surrogato del caffè. Prima delle guerre mondiali è stata utilizzata anche nell'epoca napoleonica, quando, diciamo, Napoleone fece l'embargo per sia il caffè che la canna da zucchero. Quindi si sviluppò questo commercio di radici di cicoria tostate, il caffè olandese. Mm-hmm. Come surrogati, visto che non c'era quello naturale, diciamo. Poi la cicoria era utilizzata anche dagli antichi egizi, tanto che era nominata in un papiro, perché la usavano comunemente come pianta commestibile. Tutte queste erbe, la maggior parte le erbe amare, sono molto importanti per la salute perché svolgono un'azione disintossicante, depurativa del sangue, diuretica e ipoglicemizzante. L'amaro che sentiamo nelle erbe è dovuto ai fenoli. E un importante contenuto delle piante spontanee perché sono antiossidanti e quindi combattono i radicali liberi e prevengono malattie cardiovascolari e tumorali. Anche nell'olio amaro, se si sente l'amaro nell'olio, non è un difetto ma è un pregio. Questo è un raperonzolo, mo provo a tirarlo fuori se viene la radice. Ecco qua, ce n'ha poca di radice, però questi sono buonissimi, sono dolcissimi proprio, se ne usano sia cotti che conditi in insalata. E la radice si usa? Anche la radice si usa. Ah, ma pure la parte verde, diciamo, lo so. Sì, il raperonzolo è un tipo di campanula, si chiama Campanula rapunculus. È una specie biennale che fa anche dei bellissimi fiori color lavanda. Balu! Quindi anche da piantare, diciamo, anche da in giardino. Piantare nel giardino, sì. Non ti ho fatto vedere il caccialepre e gli strigoli, sono altre due prelibatezze, le piante spontanee che si mangiano, e perché crescono in terreni più leggeri e più calcarei. Quindi questi che sono prati calpestati, argillosi, non vengono molto bene, non crescono spontaneamente bene come in altri luoghi. Il caccialepre è una asteracea, quindi ha dei fiori tipo margherita, tipo tarassaco, è una perenne e si chiama nel nome comune grattalingua. Ah, ma perché gratta la lingua? Ma cioè, questo... non è proprio così ruvida, però non so come. Mentre gli strigoli è una silene alba, e fa anche dei fiori simpatici. Che prende di tutto il manevuto? Tutto? Ciao. Poi ti riporto. Dopo mi dici se sono buone. Ti riporto il? Io. Io? Maneguto. Maneguto.